Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi andremo a realizzare insieme questa graziosissima borsa realizzata in collaborazione con il sito di Pandaol. Nell'info box di questo video vi lascio tutti i link dei materiali scelti appunto dal sito di Pandaol, come appunto le due colorazioni di perle, quelle multicolor e quelle lilla, ovviamente anche i gancini e anche gli anellini per poter realizzare la borsa. Vi lascio anche il codice sconto che Pandaol ha riservato per i miei iscritti del 10%, ve lo lascio anche in sovraimpressione per chi volesse fare uno screenshot. Inoltre, per quanto riguarda la borsa, come potete vedere, io ho aggiunto un manico e anche una tracollina. La tracollina è molto lunga perché io preferisco così, ma volendo possiamo realizzare anche una tracollina un po' più piccola a seconda dell'occasione, oppure portarla semplicemente anche solo col manico. Davvero una borsa molto carina e la trovo adatta anche per la sera, perché no? È davvero carinissima, poi me la immagino in tante colorazioni differenti e sicuramente farà la sua bella figura, ecco. Mi dispiace se questo video sarà lunghissimo, ma come mio solito ogni volta che realizzo un tutorial cerco sempre di darvi tutte le nozioni fondamentali per la completa realizzazione del progetto. Infatti in questo video andremo a vedere come si realizza appunto la parte centrale della borsa, tutto il pannello centrale, poi come si collegano i due laterali, come si realizza appunto la patta un po' tondeggiante, come si realizza il manico in 3D, poi ci sarà appunto la realizzazione della tracollina e infine come si realizza la fodera interna. Andremo a realizzare prima il cartamodello, poi vi mostrerò come poter adeguare questo cartamodello anche ad altri design di borse e poi come collegare la fodera interna con tutta la lavorazione di perline. Quindi tante nozioni, tante spiegazioni, e quindi sono sicura che il tutorial sarà lunghissimo. La seconda parte la troverete sempre in descrizione di questo video, quindi trovate tutte le informazioni utili in descrizione. Niente, io spero di essere stata esaustiva e ovviamente realizzo questa tipologia di tutorial proprio per rendere fruibile il tutorial anche a chi è principiante, chi magari non ha mai realizzato nessuna lavorazione in tessitura di perline o chi magari non ha mai realizzato una borsa. Quindi con questo video voglio darvi tutte le informazioni necessarie per realizzare questo design, ma anche altre tipologie di borse, perché no? Basta, una volta presa appunto la tecnica, bisogna soltanto spaziare con la propria fantasia e la propria creatività per creare altre tipologie di borse. Quindi niente, vi lascio al tutorial, scusatemi le tante chiacchiere e buona visione. Ciao! Per mostrarvi la lavorazione, andremo a lavorare appunto in row, ho scelto un metraggio di filo abbastanza corto, esattamente un metro. Quindi adesso per mostrarlo davanti alla telecamera ho scelto una lunghezza di filo un po' più corta per gestirmi durante la registrazione. Questi sono appunto i due capi di filo e vado ad inserire esattamente su questi due capi di filo 4 perline. Io le ho scelte queste qui multicolor, infatti tutta la base della borsa sarà multicolor. Una volta inserite tutte e quattro le perline, questo filo qui da dove ho inserito le perline vado a reinserirlo nell'ultima perlina.
la quarta e creo appunto questo cappio. Tengo appunto il cappio e prendo l'altra estremità dell'altro filo e inserisco appunto questo filo all'interno del cappio e tiro il lavoro. Si forma questo nodino, vedete? Questo è il nodino che vado a tirare il filo e vado a nascondere il nodino all'interno della perla e tiro bene la lavorazione in questo modo. Come vedete, anche se lascio i due fili, la lavorazione non si apre perché è appunto bloccata. Questo metodo lo trovo davvero molto comodo e durante la lavorazione con questo metodo qui di appunto fare i nodini, la lavorazione risulta bella compatta e rigida. Adesso continuiamo la lavorazione con le due estremità di filo. Sulla mia estremità di sinistra vado ad inserire una sola perlina. Ed eccola qua. Sull'estremità di destra invece vado ad inserire due perline. Ovviamente io adesso le colorazioni le sto prendendo un po' a casaccio. Adesso, come vedete, appunto, sulla mia sinistra avrò appunto una perlina e sulla destra due perline. Con il filo di destra rientro con il filo all'interno dell'ultima perlina inserita. Cioè in questa qui, solo nell'ultima. Effetto appunto il cappio, ecco qui, e con l'altra estremità di filo della mia sinistra infilo all'interno del cappio e tiro il filo. E questo è il risultato, appunto ho formato il nodino e l'ho nascosto all'interno di questa perlina. Adesso per andare avanti con la lavorazione, inserite sempre sul filo di sinistra una perlina e sul filo di destra due perline. Quindi effetto questo passaggio, quindi filo di sinistra una perlina e il filo di destra ovviamente due perline. Le prendo sempre a casaccio perché sennò. Ed ecco qua. Sul filo di destra ovviamente cappietto nell'ultima perlina inserita, cioè questa qui rosa. Una volta formato il cappietto, vado ad inserire all'interno il filo di sinistra, all'interno del cappietto. Porto il tutto alla fine e stringo per bene la lavorazione. Vedete, si forma il nodino, io vado a tirare entrambi i fili e il nodino si nasconde all'interno della perlina, questa qui rosa. E in questo modo posso andare avanti con questa lavorazione e vado a realizzare esattamente la base della mia borsa. Io al momento ho realizzato tre incroci, questo è il primo, il secondo e il terzo. Andrò avanti così fino ad arrivare a 18 incroci. Effetto questo passaggio e ritorno da voi. Rieccomi, ho realizzato esattamente 17 moduli e questo è il risultato. Come vedete, li contiamo insieme: sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e il 17esimo. I miei fili fuoriescono esattamente da questa perla qui centrale, la perlina gialla, uno in direzione destra e l'altro in direzione sinistra, perché appunto ho formato il nodino e nascosto all'interno di questa perla. Adesso per proseguire con la lavorazione io devo ritrovarmi entrambi i fili andando verso, cioè sulla mia sinistra. E quindi come effettuo questo passaggio? Vado a prendere il filo di destra, vado ad inserire su questo filo tre perline, quindi la prima, la seconda perlina e la terza. Vado ad effettuare il cappietto nell'ultima perlina inserita in questa rosa, eccolo qua, e poi con l'altra estremità di filo vado ad inserire l'estremità di filo all'interno del cappietto e tiro i fili. Ed ecco qua, tiro i fili, ho effettuato appunto, tiro per bene così vado a nascondere il nodino all'interno della perla. Come vedete, ho realizzato anche il mio 18esimo modulino e adesso mi ritrovo i fili entrambi in questa perla qui laterale e non più in quella centrale.
Quindi mi sono rispostata in questo e in questo modo posso continuare la lavorazione inserendo sul mio filo di destra altre 3 perline, perché ovviamente io devo continuare la lavorazione andando verso sinistra e tenendo conto che adesso io ho già una perlina sul mio lavoro e devo andare a collegare tutti i vari moduli. Quindi, per quanto riguarda il primo modulo della seconda fila, vado ad inserire sul filo di destra altre 3 perline, quindi prima perlina, seconda perlina e terza perlina. Vado ad effettuare sempre il cappietto nell'ultima perlina, la terza, io ovviamente sto finendo il filo, e poi con il filo di sinistra vado ad inserire all'interno del cappietto. E tiro. Tiro entrambi i fili, effetto appunto il nodino che vado a nascondere all'interno di questa perla. In questo modo. Come vedete, ho realizzato appunto anche il secondo modulino. Adesso mi ritrovo sul lavoro già 2 perline, perché aspettate che vi zoomo questo passaggio. Vedete, il modulino è formato sempre da 4 perline e in questo caso qui, quando vado a realizzare il secondo modulino della seconda fila, io già sul mio lavoro ho già 2 perline. Ho questa perlina qui rosa e questa perlina qui celeste. Adesso ovviamente vado ad inserire sul mio filo di destra, vado ad inserire 2 perline. Quindi prendo la prima perlina, la seconda, vado a realizzare il cappietto nella seconda perlina ed ecco qua, ho realizzato appunto il mio cappietto. Adesso il filo di sinistra vado semplicemente a infilarlo in questa perlina qui celeste. Ed ecco qua, risbuco appunto dalla perlina celeste il mio filo appunto di sinistra. E sempre questo filo qui vado a infilarlo all'interno del cappietto e tiro i fili. Si forma appunto il nodino che va a nascondersi all'interno della perlina, in questo caso nel colore rosa. Adesso il filo di sinistra andrà sempre nella perlina che viene subito dopo, nel mio caso è questa qui arancione. E sul filo di destra vado ad inserire sempre 2 perline, nell'ultima perlina effettuo il cappietto e vado a chiudere poi con il filo di sinistra. E vado avanti così per tutta la lavorazione. Ovviamente, come dicevo prima, il filo è terminato. Vi ho elencato all'interno dei materiali un ago. Questo ago principalmente ci servirà per andare a nascondere i fili. Qui, per andare a nascondere ovviamente questi fili che mi sono avanzati, vado a ripassare tranquillamente nella lavorazione, sempre seguendo ovviamente il modulino, cioè io non andrò mai da questa perlina in quest'altra, quindi andrò a seguire sempre la lavorazione, quindi mi andrò ad inserire in questa perlina qui rosa e come vedete faccio un po' di difficoltà ad entrare in questa perlina perché all'interno di queste perline centrali ovviamente c'è il nodino. Quindi che cosa faccio? Prendo il mio ago, inserisco l'ago all'interno di questa perlina e come vedete l'ago, anche se non è un ago da tessitura ma è un semplice ago normale, entra tranquillamente. Quindi rientro con questo ago un po' di volte in modo che il nodino all'interno si va leggermente ad appiattire e così ho la possibilità poi tranquillamente di andare a nascondere i miei fili e a bloccarli tranquillamente. Una volta effettuato poi questo passaggio, come dicevo prima, vado a prendere uno spezzone di filo abbastanza lungo di 2 metri barra 3 metri e poi per seguire, per andare avanti con la lavorazione, mi rinfilo direttamente nella perlina questa qui rosa e nella perlina questa qui arancione.
vado a pareggiare i due fili e poi sono pronta per andare avanti con la lavorazione. Quindi avrò sempre un filo posto alla mia sinistra e un filo posto alla mia destra. Quindi nel filo di destra sempre due perline vado a effettuare il cappietto e sul filo di sinistra vado sempre ad inserirmi nella perlina che viene sempre subito dopo per andare a collegare tutti i vari modulini. In questo modo è semplicissimo poi per andare avanti con la lavorazione ed effettuare e completare anche la seconda fila. Vi dimostro nuovamente il passaggio per poter continuare la lavorazione, quindi quando vado a realizzare appunto il 18° modulo. Come vedete ho il filo di destra e il filo di sinistra, nel filo di sinistra vado ad inserire due perline, quindi vado a scegliere le colorazioni, la prima perlina e la seconda perlina, le porto alla fine, poi rientro sempre con il filo di sinistra nell'ultima perlina, cioè questa viola. Vado a realizzare il mio cappietto ed eccolo qui, e adesso rientro con il filo di destra all'interno di questo cappietto e tiro bene la lavorazione. Quindi vado a stringere in questo modo, il nodino va all'interno della perlina, in questo caso è la perlina questa viola, quindi stringo per bene e il lavoro si blocca e ho completato, come vedete, anche la seconda fila. Adesso per andare avanti con la lavorazione vado ad inserire sul filo di sinistra 3 perline, quindi vado a prendere la prima perlina, la seconda e la terza perlina. Sempre con il medesimo filo, cioè il filo di sinistra, vado a rientrare nell'ultima perlina, cioè questa rosa, solo nell'ultima, e vado a formare il mio cappietto. Ed eccolo qua. Con il filo di destra rientro all'interno del cappietto e vado a stringere la lavorazione. Giro anche il lavoro per comodità e in questo modo ho appunto realizzato il primo modulino della terza fila. Adesso per andare avanti con la lavorazione possiamo tranquillamente rigirare la nostra lavorazione in questo modo, così avremo il filo di sinistra che possiamo tranquillamente inserirlo nelle perline già presenti sulla lavorazione della seconda, appunto, della seconda fila per andare a collegare tutti i vari moduli, e con il filo di destra possiamo inserire le nostre due perline, effettuare il cappietto e poi andare avanti con i moduli. Io vado a realizzare esattamente 25 file e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato appunto 25 file e questa è la lavorazione, bella compatta e rigida, e questo è come si presenta da vicino. Adesso questo pannello sarà appunto la parte fronte e retro della nostra borsa, compresa anche il fondo, quindi per un totale di 25 file. La parte davanti sarà formata da 10 file, il fondo da 5 e la parte retro sarà formata appunto da altri 10 file. Quindi adesso vado a dividere in sezioni il mio pannello in questo modo. Una piccola nota, ovviamente proteggetevi le dita quando andate appunto ad effettuare la lavorazione. Io ho messo del semplice nastro carta perché a una certa proprio la pelle si logora, e quindi per ovviare e per proteggermi ho aggiunto appunto il nastro carta. Ritornando al pannello vi mostro in dettaglio, vado a realizzare appunto la parte fronte e retro della mia borsa, quindi conto 2, 4, 6, 8, 10, quindi posiziono la mano in questo modo e vado semplicemente ad alzare la lavorazione in questo modo, e questa sarà la parte, diciamo, davanti della nostra borsa. Poi, come vi dicevo prima, 5 file sono appunto per la base, quindi primo, secondo, terzo, quarto e quinto rigo sono appunto per la base, quindi vado a posizionare nuovamente la mano e ovviamente adesso andremo a realizzare i laterali.
e poi starà tutto su, vedete, in questo modo. Quindi come base lasciamo 5 file e laterali appunto lasciamo 10 file per lato. Quindi adesso vi mostro come si realizzano i laterali di questo lato e anche dell'altro, e poi andremo a fare la patta della nostra borsa con il manico. Adesso vi spiego come si realizza il laterale. Vedete, qui già l'ho realizzato e adesso insieme a voi vado a realizzare l'altro lato. Quindi giro la lavorazione, scusatemi se ci sono tanti fili, ma ho preferito lasciare qualche filo che poi dopo andrò a ripassare all'interno della lavorazione e tagliarlo, invece altri magari mi serviranno per aggiungere ulteriori dettagli alla mia borsa. Quindi, come vi dicevo prima, la base è 5, quindi 5 file, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Per andare avanti con la lavorazione, ovviamente ci servirà del nuovo filo. Vado ad utilizzare questo qui. Ne prendo sempre un bel po', quindi prendo sempre 2 metri e mezzo di filo. Il laterale, come avete visto, l'ho realizzato in un'unica colorazione, questa qui appunto, questa lilla, e vado semplicemente ad aggiungere il nuovo filo in questo modo. Quindi ripasso nella perlina gialla e nella perlina arancione, quindi in entrambe, alzo la lavorazione così magari si nota il tutto, quindi ripasso in questa gialla e in questa arancione, ed eccomi qua, appoggio la lavorazione. Adesso prendo i 2 capi di filo e ovviamente li pareggio in modo da avere alle 2 estremità la stessa lunghezza di filo. Adesso avremo sempre il filo di sinistra e il filo di destra. Io cerco di avvicinare un po' di più la videocamera. Metto sul mio filo di sinistra 2 perline. Nel mio caso la colorazione, come dicevo prima, è lilla, quindi 2 perline lilla. Poi con sempre questo filo di sinistra ritorno nell'ultima perlina inserita realizzando il cappietto e inserisco all'interno di questo cappietto il filo di destra. Ripasso all'interno, eccoci qua. Adesso vado a tirare i 2 fili. Ed eccomi qua, questo è il risultato. Adesso per andare avanti con la lavorazione inserisco il filo di destra all'interno di questa perlina qui celeste. Ed ecco qui. E sul filo di sinistra inserisco 2 perline. Nuovamente rientro con il medesimo filo nell'ultima perlina formando il cappietto. Tiro i fili, prendo il filo di destra, lo passo all'interno del cappietto e tiro bene il filo e ho formato appunto anche il secondo punto. Adesso vado a realizzare il terzo, il quarto e anche il quinto. Ed ecco qua, ho realizzato anche il quarto punto, adesso vado a realizzare il quinto punto. Come vedete, il quinto punto bisogna inserire soltanto un'unica perlina per completare il punto, perché qui abbiamo nel laterale la perlina viola, quella gialla e questa celeste, quindi basterà aggiungere solo una perlina qui in alto per completare e chiudere questo punto. Quindi con il filo di destra vado ad inserirmi all'interno della perlina gialla ed eccomi qua, ripasso nella perlina celeste in alto e con il filo di sinistra inserisco un'unica perlina sul mio filo. Ho inserito la perlina, rientro col medesimo filo di sinistra sempre in questa perlina,
realizzo appunto il cappietto ed eccolo qua. All'interno del cappietto vado ad inserire il filo di destra e tiro. Adesso, come vedete, ho completato il primo rigo del lato. Adesso mi ritrovo il filo di destra, devo risalire in questa perlina qui. Quindi con il filo di destra mi inserisco in questa perlina qui viola. A questo punto inserisco sul filo di destra una perlina ed eccola qui, e sul filo di sinistra un'altra perlina ed eccola qua. Adesso vado a rientrare sempre col filo di sinistra in questa perlina per formare appunto il cappietto. Quindi, una volta realizzato il cappietto, filo di destra, ovviamente con tutta la perlina, e la inserisco all'interno del cappietto. Ed ecco qua. E tiro bene. Aspettate che giro un po' la lavorazione per comodità. E stringo per bene la lavorazione. In questo modo. Ed eccolo qua. Sono pronta per realizzare anche la seconda fila del lato. Quindi adesso, come vedete, il filo di sinistra ovviamente deve ripassare nella perlina che già è presente sul lavoro. Quindi vado a collegarmi con il primo, con la prima fila. Quindi vado ad inserire il filo di sinistra nella perlina glicine e tiro il filo. E nel filo di destra vado ad inserire due perline e vado ovviamente a realizzare il cappietto. Eccolo qua. E rientro con il filo di sinistra all'interno del cappietto e tiro bene i fili in modo che il nodino va sempre a nascondersi all'interno della perlina. Ovviamente vado avanti con questa lavorazione, niente, estremamente semplice. Io proseguo, vado avanti così per tutto il laterale e ritorno da voi con il lato ovviamente completato. Rieccomi, questa è la lavorazione al momento. Come vedete, ho realizzato entrambi i laterali della borsa ed eccoli qui. E questa è come si presenta al momento la borsina. Adesso sto eliminando i fili che non mi occorrono più. Ho lasciato un filo qui in prossimità di questo lato per andare ad effettuare una piccola modifica e sto eliminando questo filo posto qui sul retro, sul centro della lavorazione. Come vi dicevo prima, nelle perline dove è presente il nodino mi sto aiutando semplicemente con un ago e con una pinza. Questa è una pinza con delle punte piatte ed è anche molto sottile qui in punta, che vi consente appunto di andare effettivamente tra una perlina e l'altra e spingere il filo per farlo passare all'interno della perlina. Adesso vi mostro come sto nascondendo il filo, specialmente nelle perline dove è presente il nodo. Quindi adesso mi ritrovo in questo punto qui, sono in questa perlina qui lilla. Adesso devo ripassare un po' nella lavorazione per bloccare il filo. Semplicemente io prendo l'ago, voglio andare in questa perlina qui rosa, lo passo all'interno di questa perlina qui e come vedete l'ago passa tranquillamente. Mi aiuto con le pinze, l'ago, se passa l'ago vuol dire che passa anche il filo, quindi ecco perché passo prima l'ago e poi prendo l'estremità di filo e semplicemente vado a passarlo all'interno di questa perlina. Come vi dicevo prima, mi aiuto con le pinze e adesso vi mostro anche come. Avvicino la telecamera ed ecco qui, adesso la lavorazione è a fuoco. Come dicevo prima, prendo la pinza, sposto questo filo qui e ovviamente vado ad infilare pian piano questo filo all'interno della perlina rosa. Quindi prendo il filo,
E come vedete, già sta fuoriuscendo dall'altra parte il filo, in modo che questo ovviamente solo nelle perline dove è presente il nodo, poi nelle altre perline basta semplicemente infilare il filo. Infatti vi mostro che per andare in questa perlina qui in alto basta che semplicemente vado all'interno della lavorazione e il filo fuoriesce senza inserire né l'ago e né senza l'aiuto delle pinze. Quindi con questo metodo io ripasso un po' all'interno della lavorazione e taglio questo filo in eccesso. Ed eccomi qua, come vedete ho appunto tagliato tutti i fili in eccesso, ho lasciato solo il filo qui nel laterale per andare a fare una modifica dopo. Prima di apportare ulteriori modifiche alla borsa, quindi realizzare la patta e andare a restringere i laterali, voglio realizzare la fodera all'interno della borsa. Quindi per la fodera vado a prendere semplicemente un metro da sarta e vado a prendere le misure della mia borsina. Quindi prenderò la misura della base, che come vedete misura appunto 21 centimetri, dell'altezza che misura appunto 12, e poi vado a prendere il laterale. La profondità appunto del laterale ed è appunto 6 centimetri. Quindi vado ad appuntare tutte queste misure su carta e come vedete io qui già mi sono fatta un piccolo schema. Ho messo appunto tutte le misure della mia borsa, base 21, altezza 12, invece 6 centimetri per quanto riguarda la profondità, e mi sono fatta questo schemino. Quindi, per quanto riguarda la base, come vedete, ho realizzato due laterali, perché appunto ce ne occorrono due, e poi due lati, e poi ovviamente la base, che è la base centrale della borsa, questo, con lo spessore interno. E mi sono realizzato appunto questo schemino. Poi, inoltre, come vedete, mi sono puntata su ogni lato, mi sono scritta tutte le varie misurazioni. Quindi per la base 21, per il laterale l'altezza ovviamente è sempre di 12, l'altezza anche del pannello è sempre di 12, perché poi devono combaciare, e poi ovviamente lo spessore di 6, e quindi mi sono riportata tutti i dati su carta e su foglio. Questo mi aiuterà anche per... innanzitutto ho fatto l'addizione di i tre pannelli, cioè questo qui e questo. Quindi, come vedete, ho fatto 12 più 21 più 12 è uguale a 45 di base. Quindi so che effettivamente per realizzare, diciamo, da qui a qui mi occorrono 45 centimetri. Invece, da qui a qui mi occorrono 12, 6 e 12. Come potete vedere, altezza 12, 6 e 12 uguale a 30 centimetri. Questo schemino sono andata a trasportarlo appunto su carta. Ho preso sempre questa carta qui, che ogni quadratino mi corrisponde esattamente a 1 centimetro. Quindi è davvero semplicissimo, perché con l'aiuto appunto di questo quaderno a quadretti sono riuscita proprio a fare il mio schema su carta, ed eccolo qua. Ho preso due fogli, li ho uniti con lo scotch, spero che si noti tutto. Aspetta, tolgo la borsa ed eccolo qua. Tutto lo schema appunto su carta. Questo è appunto il mio cartamodello, per poi andare a ritagliare, diciamo, questo cartamodello per poi riportare il tutto su stoffa. Io la stoffa già ce l'ho lì pronta, già è bella stirata, così dopo devo soltanto prendere le misure e andare a ritagliare, diciamo, la mia fodera. Come vedete, come dicevo prima, ogni quadratino corrisponde appunto a 1 centimetro. Questo è il metodo più semplice e veloce per poter realizzare un cartamodello. Procuratevi appunto questo quaderno con il quadratino di 1 centimetro, in modo che potete tranquillamente andare a tracciare le vostre linee senza neanche l'aiuto di né squadre né di altre cose. Basta semplicemente tracciare,
E come vedete qui la base, appunto, come dicevo prima, è di 21 e qui ci sono 21 quadratini. Stesso discorso per l'altezza, quindi ci sono 12 quadratini, poi 12 per quanto riguarda l'altezza del laterale e 6 per quanto riguarda il lato, appunto, lo spessore laterale della borsa. Stesso discorso anche dall'altra parte, 12, 21, 12, 12, 6, 12 e 12. Quindi è davvero stra semplice realizzare la fodera in questo modo per effettuare appunto il cartamodello. Adesso per quanto riguarda il cartamodello, vado a ritagliare semplicemente tutto attorno. Non andrò a ritagliare qui dove sono presenti le linee, ma lascerò semplicemente 1 cm per ogni, vedete? Vado a tracciare con la matita, quindi andrò a tagliare qui dove sto tracciando questi piccoli segmenti. Quindi tutto attorno lascerò appunto questo centimetro. La matita non scrive più, quindi lascerò tutto attorno questo contorno di 1 cm e andrò a tagliare il mio cartamodello. E poi vado semplicemente a riportare il cartamodello su stoffa. Io ho questa stoffa qui che già, come dicevo prima, l'ho stirata, ma devo ristirarla di nuovo, che è lucida da una parte, vedete? È tipo opaca da questo lato e lucida dall'altra. Ed ecco qui la fodera completata. Come vedete, ho effettuato due cuciture da questo lato e due cuciture da quest'altro lato. Ho effettuato appunto il punto a zig zag. Adesso vado ad inserire la fodera all'interno della borsina. Tenete conto che la parte lucida va sempre nella parte interna. Quindi prendo la borsa di perline e vado a sistemare la mia fodera all'interno. Ovviamente è più lunga rispetto alla borsa perché abbiamo lasciato quel centimetro in più, quindi vado a sistemarla. Ok, e adesso devo realizzare sia l'orlo, quindi vado a realizzare l'orlo alla mia fodera e poi pian piano che ho realizzato l'orlo vado anche ad impuntare la fodera con le perline. Io effettuo prima l'orlo senza telecamera e ritorno da voi per andare a impuntare la fodera insieme alla borsa. Rieccomi, ho effettuato appunto l'orlo alla mia fodera e adesso vado a cucirla.
Non vi preoccupate se qui c'è questa piega, ma prima, quando ho stirato la fodera all'interno, mi sono dimenticata di togliere questa piega. Ma non vi preoccupate, una volta cucita tutta, non sarà un problema effettivamente questa piega qui. Quindi adesso vado a cucire la fodera al bordo con queste perline qui poste qui l'ultima fila e andrò a farlo con un semplice ago e come filo sto utilizzando un nylon da 0,16 mm. Vado ad utilizzare il nylon perché mi dà appunto la giusta resistenza per fare questo lavoro e tipo un cotone magari può sfilacciarsi oppure può anche spezzarsi. Invece il nylon mi consente appunto di stare sicura e poi anche il fatto che è trasparente e quindi non si noterà appunto questa cucitura. Io sto utilizzando esattamente più di 2 metri di filo e sto lavorando appunto, l'ho messo a doppio. Ecco qua, non so se si nota perché è trasparente, quindi. E poi ho effettuato appunto un nodino qui alla base. Adesso semplicemente vado a prendere la parte, inizio appunto dal laterale, vado a prendere la parte questa qui laterale della fodera e vado ad appoggiarla in questo modo, così, lasciando giusto qualche millimetro. E adesso rientro all'interno della fodera, vado ovviamente a bloccare prima il filo, quindi rientro in modo che ritorno all'interno della fodera. Questo serve soltanto per andare a fissare il punto al tessuto. E riesco nuovamente in direzione delle perline. Adesso io mi trovo, come vedete, in prossimità della perla, questa qui lilla, rientro solo all'interno di questa lilla e tiro il filo. Una volta tirato il filo, vado sul tessuto, sul retro e vado a... Aspettate che vi zoomo questo passaggio. Ed eccomi qui, ho zoomato la lavorazione e come vedete fuoriesco appunto da questa lilla e rientro nel tessuto pizzicando soltanto in questo modo, vedete? Vado a pizzicare il tessuto, da quest'altra parte ovviamente l'ago non esce, vado a pizzicarlo soltanto dalla parte interna e tiro. Rientro anche nella perlina, la seconda lilla. È davvero semplice effettuare la cucitura. Bisogna soltanto essere un po' accorti a pizzicare soltanto la parte interna della fodera. Vedete, vado ad effettuare in questo modo, prendendo solo il tessuto interno. Seguite sempre i fili, mi raccomando. E ovviamente questa lavorazione vado a farla per tutta la circonferenza della borsa. Faccio questa operazione e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato. Ho cucito tutta la fodera e come vedete sono presenti queste sorte di ondine e poi ovviamente vedendo frontalmente la borsa la fodera non si nota. Quindi questa è come si presenta la fodera una volta cucita. Adesso vado a realizzare una piccola modifica qui ai laterali. Una piccola nota, ciò tutte sono la Giulia del futuro. Come potete vedere, ho fatto una piccola modifica per quanto riguarda la fodera. Al momento il risultato mi soddisfa tanto. Quello che avevo realizzato prima, non lo so, c'era qualcosa che per me non andava, così invece risulta molto più pulito e lineare. L'unica modifica sta nel fatto che ho accorciato leggermente la fodera di mezzo centimetro, neanche tantissimo, ho fatto un piccolo orlo, ecco, e poi semplicemente invece di andare a cucire nell'ultimo giro di perline, sono andata a cucirla la fodera in questo giro qui. Aspettate che zoom. Così vi mostro proprio in dettaglio ed eccomi qui. Quindi
Nelle clip precedenti io vi ho mostrato appunto che andavo a cucire la fodera in quest'ultimo giro di perline. Invece sono andata in questo giro di perline qui, sempre quelle perline poste in orizzontale, in modo da poter cucire per bene la fodera. Il risultato è bello, liscio, pulito e ovviamente resta tutto all'interno. Invece nel metodo che vi ho mostrato prima era un po' troppo visibile per i miei gusti, poi stava sempre a gusto personale. Vedete, io se provo a chiudere la borsa in questo modo è meno visibile rispetto a prima. Io ovviamente ho realizzato anche la patta, questo lo vedrete tra un po' come si realizza, e niente, questo è come si presenta e preferisco sinceramente in questo modo. Poi il procedimento è uguale, identico a quello che vi ho mostrato nelle clip precedenti. Ciao!